Lo ha già avuto dell'esperienza alla Nocerina, lo ha convinto a trasferirsi a Casarano. I protagonisti di questa vicenda sono il direttore sportivo Marcello Pitino e l'attaccante Michael Negro, rinforzo per il reparto avanzato dei salentini. Solo professionismo in carriera tra Serie B e Serie C per il 32enne leccese nell'ultima stagione, in forza a Lecco. Negro dunque si cimenterà per la prima volta in Serie D. Ognuno raccoglie quello che semina nel tempo. Noi riteniamo di avere una società che ha seminato, ci sono rapporti che si sono consolidati nel tempo. Michael assieme a Bruno era, oltretutto, sono stati due miei giocatori alla Nocerina, quindi si sono creati quei presupposti per poter portare sia Bruno che Michael a Casarano. Negro si aggiunge alla new entry Rodriguez e ai confermati Mincica e Favetta. Un attacco di altissimo profilo dunque per la categoria, un elenco a cui potrebbe aggiungersi, stando alle indiscrezioni di mercato, Gianluca Sansone, esterno offensivo che nell'ultima stagione ha lavorato con Vincenzo Feola a Cerignola. Noi siamo attenti in questo periodo di mercato, siamo un po' attenti a tutto. Diciamo che in questo momento potremmo anche essere a posto con la rosa così, però... Se ci sono delle possibilità o delle opportunità per dare qualcosa di più all'allenatore, lo faremo. Adesso ci sono diverse situazioni che sono attenzionate, può essere una di queste anche quella di Sansone, sono cose che si possono sbloccare subito, come ci potrebbe volere tempo. Il Casarano sarà la prima pugliese di Serie D a debuttare nella nuova stagione in una partita ufficiale. I salentini infatti affronteranno in trasferta mercoledì 23 settembre il Carpi nel primo turno di Team Cup. È un valore importantissimo, è importantissimo per la società, per l'ambiente tutto, per i tifosi, per noi stessi che siamo protagonisti. È un momento importante di verifica e che ce lo prendiamo nella giusta maniera. Speriamo che possa essere un antipasto di qualcosa di più importante, però sappiamo che c'è lo scoglio durissimo da superare quest'anno, quindi facciamo questa apparizione con tutti i mezzi e tutte le potenzialità che abbiamo, poi vedremo intanto di prepararci al meglio per quello che sarà il campionato, che è il nostro obiettivo principale naturalmente.